Il difficile lavoro nelle miniere, gli incidenti nelle gallerie con centinaia di minatori morti, ma anche qualche momento ludico tra i pozzi minerari, sono raccontati in una mostra allestita nella laveria della grande miniera di Serbariu con le prime pagine della Domenica del Corriere. Dal 1899, anno di uscita dello storico settimanale milanese, sono stati pubblicati 3200 numeri che con le storiche copertine illustrate dai disegnatori Walter Molino, Rino Ferrari e Achille Beltrame ha raccontato la cronaca italiana a cavallo tra 800 e 900. Solo una piccola parte cronachistica, circa l'1%, è stata dedicata al lavoro in miniera. Nonostante questo, la Domenica del Corriere è riuscita, con la sua grande diffusione, a raccontare il duro lavoro del sottosuolo. A Carbonia sono esposte copertine che hanno fatto storia, come la tragedia di Marcinelle o il lavoro per realizzare gallerie artificiali, ma anche le numerose tragedie che hanno visto vittime centinaia di giovani minatori. La mostra è un'occasione unica per vedere le prime pagine originali di un settimanale storico nel panorama del giornalismo e della grafica italiana, ma anche un modo per ricordare il duro lavoro del sottosuolo di giovani, spesso sardi, che varcavano il mare in cerca di una vita migliore.